Sì, è un progetto che abbiamo creato quest'anno per la prima volta, proprio dietro, diciamo, le esigenze che sono emerse con il tempo. Come sapete tutti, noi abbiamo un territorio molto esteso e con tante frazioni, più grandi e più piccole. E è veramente complicato, diciamo, mantenerle, insomma, nel modo corretto, con la cura necessaria a livello anche di pulizia dei lastricati, veramente come di cura del decoro urbano. Quindi abbiamo pensato questo progetto, che abbiamo chiamato appunto Custodi della Val d'Ambra, utilizzando le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno, perché finalmente dall'anno scorso il turismo è ritornato a girare a gonfie vele, e quindi abbiamo destinato 25.000 euro della tassa di soggiorno proprio per l'attivazione di questo servizio, che consiste nell'avere due persone con un mezzo che tutte le mattine girano il nostro territorio e intervengono o sulle segnalazioni fatte da cittadini attraverso, insomma, gli strumenti soliti, e quindi andando a fare interventi mirati se ci sono problemi di pulizia di caritoie, o comunque di situazioni particolari da intervenire. Oppure comunque facendo il giro principalmente dei piccoli borghi storici, ma insomma in generale tutto il territorio, per migliorare la cura a livello di pulizia, anche di pulizia dalle erbe, insomma un'attenzione migliore a quello che noi chiamiamo decoro urbano, anche se c'è da intervenire sulle isole ecologiche o comunque su delle staccionate ammalorate, insomma. Interventi proprio di attenzione e di cura verso il territorio. È una cosa che noi abbiamo sempre detto e ci teniamo, e ci tengono molto non solo gli operatori turistici, ma anche i residenti, e questa cosa va a beneficio di tutti. Ecco, quindi, no, il cittadino fa le segnalazioni come ha fatto fino ad ora con i soliti strumenti, quindi o nel sito del comune o recandosi al protocollo e continua a fare, o con l'ufficio tecnico, le segnalazioni nel modo tradizionale. È poi l'ufficio che indirizza il servizio a seconda delle richieste oppure a seconda delle necessità. Con l'occasione abbiamo fatto anche un fascicoletto, una campagna di comunicazione, perché poi quando parliamo di attenzione al decoro urbano, ovviamente l'amministrazione deve fare il suo ruolo, che è importante. Però è anche importante che anche i cittadini, o comunque i turisti che vengono qui, o comunque chi frequenta il nostro territorio, che abbia comunque delle regole di comportamento opportune. Quindi c'è un piccolo promemoria su alcune cose, per esempio il discorso della raccolta dei rifiuti, la differenziata, anche la manutenzione diciamo, dei giardini pubblici, non fare atti di vandalismo verso i monumenti oppure verso le attrezzature stesse. Insomma, ci sono tutta una serie di comportamenti e di attenzioni che noi abbiamo rammentato. Abbiamo rammentato l'ordinanza sul divieto del glifosato, perché anche quello è un'attenzione verso il territorio. Ecco, tutti insieme, avendo dei comportamenti corretti e dei comportamenti giusti, dobbiamo riuscire a far sì che il nostro territorio sia più bello, sia più tenuto in ordine e più pulito.